Sono Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino. Oggi ci troviamo in Corso Sacco e Vanzetti. Ci troviamo nuovamente nel quartiere di Borgata Parella. Siamo posizionati per darti due riferimenti cittadini a 10 minuti a piedi dalla prima fermata della metropolitana che si trova in Corso Marche e a 6 km dal centro cittadino. Quello che sto per mostrarti tra poco è un appartamento situato in questo condominio all'ultimo piano, adatto direi a diverse tipologie di nuclei familiari. Come potrai notare, il contesto in cui è inserito questo immobile è una caratteristica predominante anche proprio del quartiere di Borgata Parella, e cioè il fatto che ci sia tantissimo verde. Ora, in particolare in questo condominio devo dire che curano anche la coltivazione dei fiori, e quindi ci sono anche i colori che alternano il verde vero e proprio delle piante. Ingresso del condominio molto curato, come potrai notare è tutto pulito e ordinato e gestito nei minimi particolari. Ti faccio solo vedere da questa parte quello che poi vedremo su dall'appartamento, anche la parte interna, che è interessante. È interessante perché abbiamo di nuovo questo spazio verde difficile da trovare in un contesto cittadino. Ok, direi che possiamo salire. Eccoci arrivati al terzo ed ultimo piano, non ci resta che entrare. Prego. Allora, questo appartamento ha una distribuzione degli spazi tali per cui è ideale per una coppia che è in cerca di un bambino, e quindi c'è già la camera predisposta per l'arrivo del bimbo. È l'ideale per una coppia che non ha intenzione di avere bimbi, perché eventualmente la seconda cameretta la potrebbe trasformare in uno studio, può essere utilizzata eventualmente anche da un nucleo familiare di 4 persone, a patto che magari i ragazzi siano già un pochettino più grandi, perché in questo momento le persone che vivono in questa casa sono un nucleo familiare di 4 persone. Detto questo, non mi resta che farti vedere l'appartamento. Da questa parte abbiamo la cucina, che oltre ad essere sufficientemente spaziosa per poter essere vissuta, nel senso che puoi mangiare tranquillamente in cucina senza dover andare a togliere dello spazio nella tua sala, ha questa vista meravigliosa, della quale oggi godiamo a pieno perché la giornata è veramente limpida, che dà direttamente sulle montagne. E con una piccola zoomata riesco anche a farti vedere la pista di atterraggio del campovolo. Stesso discorso vale per la zona dedicata al soggiorno, che anch'essa beneficia di molta luce naturale. Devo dire che l'esposizione di questa casa permette, non avendo nulla di costruito di fronte, oltre al fatto di avere un bel panorama, anche di avere luminosità naturale. Una particolarità sicuramente che va presa in considerazione di questo appartamento è il terrazzino di cui gode. Come puoi vedere, hai lo spazio sufficiente per poter mettere il tavolino, che in questo momento è stato accuratamente riposto con questi bei fiori per nasconderlo, ma in realtà qui sotto c'è un tavolino che ti permette di poter mangiare fuori ogni qualvolta il tempo ti consentirà di poterlo fare.
non è semplice poter trovare un appartamento che abbia uno spazio esterno fruibile, soprattutto in questo caso il vantaggio è che comunque questo spazio è adiacente alla zona giorno, quindi lo puoi utilizzare certamente meglio rispetto al posizionamento del terrazzino verso la zona notte. Detto questo, possiamo rientrare all'interno del nostro appartamento. Per andare a visitare le due camere. Quindi riandiamo verso l'ingresso, questo disimpegno dal quale siamo entrati all'inizio. Frontalmente ci sono le due porte delle due camere da letto e abbiamo la cameretta dei ragazzi, quindi quello che ti dicevo all'inizio, questa è una camera che in questo momento è utilizzata da due ragazzi. C'è lo spazio per il letto doppio, c'è lo spazio per la scrivania e c'è di nuovo una graziosa finestra che fa entrare luce naturale all'interno dell'appartamento. Da questa parte entriamo nella camera da letto matrimoniale. Molto ampia, molto luminosa. So che questo discorso della luminosità ti potrà apparire un po' ridondante perché l'ho detto diverse volte, ma in realtà non posso non sottolinearlo. Ci sono delle persone che ricercano in maniera specifica la casa luminosa e questa è una casa luminosa che ha un affaccio molto gradevole anche sulla parte interna, quindi non hai solo la possibilità di vedere le montagne al mattino quando apri la finestra della cucina, ma hai anche una bellissima vista sul verde condominiale quando tiri sulla tapparella della tua camera da letto. Questo è un appartamento che è dotato anche dei doppi servizi igienici. Una particolarità, in questo caso un po' particolare, va bene la ripetizione, sta nel fatto che entrambi i servizi sono dotati di ventilazione forzata. Bagno 1 e bagno 2. C'è ancora una porta che non ti ho aperto e non sto ad aprirti perché non voglio turbare la privacy dei proprietari, che è la porta che è qui sulla mia sinistra, è un ripostiglio, quindi sappi che hai lo spazio per poter riporre l'aspirapolvere, le scope, la scatola delle scarpe e tutto quello che ti occorre mettere nel ripostiglio. Detto questo, direi che siamo giunti al termine del nostro video appuntamento. Due particolari di cui ho dimenticato di informarti. Il primo particolare è che abbinato a questo appartamento abbiamo una grandissima cantina. Tu starei pensando, una grandissima cantina? Sì, una grandissima cantina nel senso che in cantina addirittura c'è il tuo lavandino predisposto proprio per fare la zona lavatoio, se dobbiamo chiamarla con il suo nome. Inoltre, sempre abbinato all'appartamento, all'interno dello stesso condominio potrai avere il tuo box auto, quindi se tu devi riporre la macchina, sei uno di quelli che insomma ama mettere la macchina in garage perché non vuole lasciarla fuori alle intemperie, con questa soluzione abitativa potrai risolvere anche quel tipo di problema. Detto questo, direi che abbiamo terminato il nostro appuntamento di vendita. Spero di aver scaturito la tua curiosità, ma soprattutto di aver fatto leva su quelle che sono le tue necessità nello scegliere la tua prossima casa. Ti rimando al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua consulenza personalizzata e scoprire se questa sarà la tua prossima casa che amerai. Al prossimo video, ciao ciao!